Allora, buonasera a tutti, questa è la seconda serata di questo evento che è stato organizzato comunque a Grottaglie per quanto riguarda delle testimonianze ceramiche d'eccellenza. L'ho anticipato ieri, sono stati invitati la dottoressa Casali, che è la direttrice del Museo in Faenza, Silvia Imperiale, un'esperta in comunicazione, e Nicola Boccini, che è un artista che si occupa molto dello studio comunque delle varie tecniche della ceramica. E in questa seconda serata continueremo un discorso iniziato ieri, approfondendo differenti aspetti che loro magari riusciranno magari ad esprimere molto meglio di me e che spero vi coinvolgeranno parecchio. E questo è quanto. È stato un progetto, come dicevano ieri, che è stato finanziato dalla Regione Puglia, presentato da me e che comunque ha permesso... Mannaggia, amici. Buonasera. Ecco, allora, questo quindi lascio subito la parola a loro. Ringrazio di nuovo la Regione Puglia e voi che siete presenti. Spero comunque un discorso che deve essere portato avanti e che comunque la ceramica si evolve, in che qualche modo noi dobbiamo confrontarci anche con realtà molto importanti a livello internazionale e nazionale, e non possiamo chiuderci all'interno delle botteghe nei nostri spazi, perché rischiamo di isolarci troppo e di rimanere un po' indietro, perché lamentarci senza cercare di fare niente non porta da nessuna parte. Una cosa che ho notato in loro e che mi piacerebbe ribadire è che ho notato in loro veramente la passione in quello che fanno. Ho girato parecchio all'interno di molte botteghe durante questi giorni e una cosa che ho notato è che molta passione non c'è più all'interno di molti operatori del settore. Se non recuperiamo innanzitutto questa, è inutile che poi ci mettiamo a studiare, a fare. Recuperiamo la passione, perché se, ascoltando io ieri loro, veramente mi sono emozionato, ho visto veramente qualcosa di forte. Ieri non ho parlato di... ho detto che magari sono testimonianze, però in realtà... ho imparato, sono delle lezioni che mi stanno dando in questi giorni, quindi li ringrazio soprattutto per questo e niente, speriamo in futuro di avere altre occasioni, anche con il vostro supporto, magari riuscendo a fare qualcosa tutti insieme, che è un qualcosa che non si è mai riuscito, che ancora dovremo lottare parecchi per farlo. Buonasera a tutti, comincio io con... come ieri sera, alcuni di voi forse erano presenti, altri non erano presenti. Io mi chiamo Silvia Imperiale, ho fondato e ho aperto una rivista di arte della ceramica nel 2008 e appunto ho iniziato questa esperienza nel mondo della comunicazione dell'arte ceramica. Ieri vi ho raccontato un po' come ho sentito forte il desiderio di condividere con altri amici, con altri appassionati e di trasmettere a chi non si conosce questa passione, fare in modo che diventasse la rivista un punto di riferimento, un punto di ritrovo quasi. Per cui abbiamo pensato di studiarla in modo tale in ogni numero di presentare gli eventi che si organizzano in Italia, perché in molti paesi non si sapeva, in molte città della ceramica non si conosceva quello che facevano, non c'era una rivista in cui si parlasse di quello che si faceva a Nove piuttosto che a Grottaglie, piuttosto che a Deruta, Faenza, eccetera. Quindi a me faceva piacere ci fosse anche questo spazio. Abbiamo realizzato appunto la rubrica dei ritratti d'artista, in cui in ogni numero si cercava di raccontare la vita e la storia, almeno 3 o 4 ore a volta, andando a raccontare la storia di un maestro, poi di un giornale emergente, di hobbisti, anche ad alcuni hobbisti abbiamo dato spazio. Poi, come raccontavo ieri, l'esperienza del cartaceo, diciamo che si è un po' conclusa per quanto mi riguarda l'anno scorso. Contemporaneamente al cartaceo ho conosciuto il mondo del web e del social. Facebook, per esempio, è stato uno strumento utilissimo per creare quella rete che cominciava a crearsi con gli abbonati e ad ampliarsi. Non so se voi lo conoscete e se avete conoscete le potenzialità dello strumento. Anno per anno, passando il tempo, abbiamo notato e ho notato che
il mondo della ceramica è diventato, ha creato proprio veramente una grande rete e ha offerto delle ottime opportunità, che ritengo veramente siano molto, molto utili, importanti. Con un clic si riesce a raggiungere l'artista che sta dall'altra parte del mondo, si riesce a parlare di qualsiasi cosa e la comunità, di ceramisti è veramente molto viva, molto, molto fervida, molto felice. All'interno di Facebook proprio c'è, non so se anche tu, Claudia, hai notato. E anche con Nicola si parlava di questo in questi giorni. Insomma, offre delle opportunità che la carta stampata oggettivamente non ci dà. Ecco, anche Twitter ti offrono, sì, veramente. Adesso io, appunto, oltre ai social web, c'è anche appunto la possibilità di aprire siti internet e relazionarsi con tutto il, buonasera, con tutto il mondo della nostra ceramica che è veramente notevole. Non so, vogliamo aggiungere altro? Vogliamo. Ciò che mi riguarda, nel 2010 il MICA ha aperto il profilo Facebook, aveva 2100 iscritti e oggi ne ha oltre 6000. Quindi è stata un'evoluzione abbastanza importante. Come dicevo ieri, è un mezzo che serve anche per far conoscere soprattutto i progetti, gli eventi e per coinvolgere il pubblico. Noi lo usiamo soprattutto come strumento didattico. Vi facevo l'esempio per questa mostra che abbiamo inaugurato il venerdì scorso e anche prima per la mostra dedicata a Martini. 3 mesi prima dell'inaugurazione della mostra abbiamo iniziato a mostrare delle immagini, delle opere, commentarle, in modo che il visitatore iniziasse a entrare nel progetto. Questo è un modo per coinvolgere un po' il pubblico. Certo, nell'immediato Facebook ti serve per dare una comunicazione, una notizia, per condividere dei progetti. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare con Facebook e anche con il sito, il nostro sito, è quello di inserire anche notizie che appartengono ad altri musei, altri artisti, quindi questa è la potenzialità. Creare la curiosità anche su quello, per esempio, in parallelo alla rivista avevo aperto la pagina che è ancora in funzione, che si chiama Artegia, per cui si creava un po' la curiosità, pubblicando qualche fotografia, qualche immagine, accenni di quello che sarebbe stato poi il contenuto della rivista nuova, per cui si crea la curiosità, no? E invogli il pubblico, invogli l'utente ad andare anche a cercare quello che c'è sulla carta stampata. Allora, adesso il progetto è quello di realizzare una rivista online. Per cui cercheremo di far comunicare la pagina Facebook con il sito, perché il sito è molto statico rispetto alla pagina Facebook. La pagina Facebook è in continuo movimento, tutti i giorni si può pubblicare qualcosa, mentre invece nella rivista, anche se è online, anche se è un sito, comunque il nostro progetto è quello di farla uscire mensilmente con dei nuovi articoli, con delle nuove recensioni, però creare la curiosità attraverso Facebook, che comunque è uno strumento che bene o male ognuno di noi ormai oggi utilizza quasi come un telefonino, perché i messaggi vengono letti nell'immediato, ognuno di noi ha in mano lo smartphone e lo utilizza quotidianamente. È un ottimo strumento di comunicazione veloce e credo che sia un po' il futuro della comunicazione, cioè il presente, Certo.
L'unica cosa è, molti mi chiedono perché non hai tu un profilo Facebook, ce l'ha il museo, io non ce l'ho, perché ritengo che chi ce l'ha deve gestirlo, ma deve gestirlo, non dico ogni ora, ecco, come a volte succede, però almeno quotidianamente, quindi deve essere presente, perché altrimenti è come è un mezzo che non ha, non viene sfruttato in tutte le sue potenzialità. E ha veramente delle potenzialità incredibili. Io ho notato che molti cominciano a aprire la loro pagina Facebook per la bottega, per il lavoro che fanno, e ottengono veramente un successo di pubblico insperato a volte, perché tu riesci a comunicare delle cose che gratuitamente, velocemente, ormai è veramente alla portata di tutti, ed è un modo di farsi pubblicità che è veramente veloce, rapido. Credo che sia uno strumento molto, cioè ha sicuramente dei lati negativi se viene utilizzato in maniera inopportuna, per carità, però come tutte le cose bisogna avere un po' di grano salis e utilizzarlo con cognizione, con attenzione e usarlo proprio a proprio scopo, no? Io penso, ecco, se avete delle domande sono a disposizione per darvi nel mio piccolo le risposte che posso darvi, se no passerei la parola a Claudia. E... Io c'ho una domanda. Sì, prego. Ho già fatto il titolo, devo fare adesso. Praticamente ho visto un po' qui nel territorio locale nascere moltissimi siti per quanto riguarda l'e-commerce, anche la promozione turistica, tantissimi siti che comunque dovrebbero in qualche modo promuovere uno stesso prodotto, venderlo, commercializzarlo. Una concorrenza in questo senso di tanti prodotti che dal mio punto di vista non possono offrire, cioè se non sono fatti tutti bene, ce ne sono tanti che dal mio punto di vista non sono elevati da un punto di vista qualitativo. Cioè in quale modo potrebbe migliorare questa situazione? Non lo so, che cosa ne pensi di avere tanti siti che commercializzano magari la ceramica? Conviene vendere adesso, oggi, la ceramica, vista le spese di spedizione? Un prodotto come la ceramica, come dovrebbe essere... Come dovrebbe affrontare il mercato? Guarda, il fatto, io credo che sia complicato rispondere a questa tua domanda, perché comunque il come, il perché, bisogna sapersi presentare in maniera adeguata, sapendo che comunque sei una vetrina sul mondo. E la convenienza di vendere online c'è, perché comunque puoi raggiungere un grande pubblico senza bisogno che il pubblico arrivi da te. Poi sai, ognuno ha il suo modo di trasmettere quello che fa. Noi abbiamo aperto nel 2011, sì, giugno del 2011, un bookshop dove abbiamo raccolto la maggior parte delle botteghe ceramiche di Faenza. Era un progetto della Camera di Commercio con la CNA e la Confartigianato, e si è posta questa questione perché abbiamo ricevuto tante richieste di vendita online di questi prodotti. Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice, perché non siamo in grado di gestire tutta la parte relativa al packaging e alla spedizione, forse non compete un museo. Quello che abbiamo fatto è stato di mettere in contatto la bottega con la persona che richiedeva un oggetto. Ad esempio, noi sappiamo che il decoro al melograno lo fa una bottega particolarmente bene, allora abbiamo messo in contatto la richiesta e l'offerta. E questo è un ruolo che può avere il museo. So che è sempre più frequente questa richiesta, però questa situazione, però io credo che non sia il compito di un museo, sia il compito probabilmente di ciascuna bottega, quella di organizzarsi in maniera adeguata per anche fare
una sorta di promozione. È vero che c'è il grosso problema della spedizione, perché sulla ceramica è veramente un grosso, grosso problema. C'è niente da dire. Noi abbiamo utilizzato diverse volte anche per spedizioni particolari che ci chiedevano di omaggi, eccetera, mailboxes che loro cercano di darti la soluzione migliore, eccetera. Un disastro. Ecco. Pensare di vendere pochi prodotti, scegliere, no, il prodotto da commercializzare via. Da commercializzare, da pubblicizzare, non tutto ovviamente, però fare una scelta, una discriminazione di quello che produci e che è facilmente vendibile o tramite spedizione può essere un escamotage, no, per farsi conoscere. Tu cominci a mettere due o tre pezzi, scegli, no, fra la tua produzione due o tre pezzi, li metti in rete e può essere un modo, non è che devi mettere proprio tutto quello che produci. Ma l'e-commerce forse è più indicato per le aziende che producono a livello industriale, no? Credo seriale. No, non è detto, sì, ma non è escluso, insomma, perché non è necessariamente utilizzato per vendere grandi quantitativi di... Ma bisogna avere un magazzino, perché le richieste poi vanno anche soddisfatte, quindi certo, un minimo di magazzino. Se ti arrivano 30 richieste per lo stesso articolo e tu non hai il magazzino, cioè, ecco, perché l'e-commerce non è una vendita immediata. Tu puoi anche fare, cioè, un conto è se vengono 30 persone a prenderti la roba direttamente in negozio e non hai magazzino, ok, ma se te la ordinano online, sotto questa forma, sì. Secondo me è questo, no, che può essere interessante. Bisogna impostare appunto l'e-commerce in questo senso. Per esempio, sì. Sarebbe più complicato se ti venissero 30 persone in negozio e non avessi... Che noi ci siamo posti come consorzio questa domanda, no? Creiamo prima il portale, il sito, e poi abbiamo meditato anche sulla realizzazione dell'e-commerce, ma l'e-commerce per la produzione che facciamo noi risulta essere controproducente, perché devi avere un'organizzazione perfetta, perché devi avere il magazzino, poi la sezione imballaggio, insomma gli imballaggi per la ceramica sono imballaggi pazzeschi. Però non lo so, forse mi sbaglio, ma anche essendo appunto una vendita non diretta, immediata, ti dà la possibilità di organizzarti in maniera adeguata con la giusta tempistica, no? Per cui, non so, decidi che le tue spedizioni le fai una volta al mese, raccogli tutti gli ordini e hai il tempo per... Sì, poi l'altro problema... O decidi di vendere solamente un certo tipo di prodotti, no? Quelli che più ti... La spedizione all'estero, che è costosissima. Questo è un altro punto che si dovrebbe, come dire, noi dovremmo anche cercare di fare una convenzione, credo, con qualche corriere internazionale, perché i costi sono... Sono molto elevati. Può rispondere Nicola che più... Sì, anche perché, se gli imballaggi sono fatti a regola d'arte, e noi utilizziamo spesso e frequentemente i corrieri, citavo prima mailboxes, se sono fatti a regola d'arte vengono consegnati perfettamente, solo che se li fai a regola d'arte costano molto di più e quindi non è la funzionalità dell'e-commerce. Sì, io volevo intervenire nelle due domande, cioè la prima, quella dell'e-commerce, perché oggi con i web designer e i web manager in realtà si può strutturare un sito a persona, ovvero
ok che siete artigiani, ok che magari fate pezzi limitati e quindi non avete magazzino, ma ci sono mille sistemi per riuscire a vendere e stare anche in contatto con i clienti. Perché noi molte volte vediamo lo schermo e non vediamo il cliente dall'altra parte, ma ci dobbiamo immaginare che appunto l'altro è una persona, un essere umano. Questo ve lo dico perché vivo in una cittadina dove credo l'e-commerce è il più utilizzato in assoluto, e ci sono realtà di cui è a conduzione familiare, nonché qualche volta anche una persona sola, e mettono dei, noi chiamiamo delle tapparelle, quindi dei piccoli vincoli, dicendo che c'è il prodotto a disposizione e altri prodotti se vengono ordinati in grandi quantità ci sono poi i giorni per essere realizzati, per essere spediti, quindi quello non è un problema. Pensate poi gli artisti che fanno opere uniche ogni volta e quindi devono comunque vendere, o magari fanno delle mostre particolari e vendono direttamente la mostra, quindi quello non è un problema, è possibile appunto strutturare. Poi volevo rifarmi a Mailboxes, perché quelli che sono nella mia regione, che li conosco perfettamente, ci danno una qualità incredibile, sicuramente saranno molto più attenti visto che noi siamo quasi un 160 aziende e se sbagliano più di una volta vengono poi cambiati. E sulla spedizione quello che facciamo noi è che gli chiediamo, loro fanno un brokeraggio, cioè vedono qual è la miglior soluzione tra FedEx, UPS, SDA eccetera eccetera, e noi diamo i pezzi imballati malissimo, perché solo per il trasporto adesso posso dirlo anche da Deruta a Ponte San Giovanni o Perugia, e poi loro ci fanno un imballaggio incredibile e noi sappiamo già il prezzo prima che l'oggetto parte, perché danno delle misure particolari, basta prendere la calcolatrice e si fa direttamente. E non è vero che è costosissimo. So che poi la spedizione, tra virgolette, quasi sempre, almeno da noi, la paga il cliente finale, cioè quello che arriva. Naturalmente se queste spedizioni vengono fatte su dei paesi dove ci sono dei sdoganamenti abbastanza alti, tipo l'America Latina o comunque anche la parte dell'Asia, e lì bisogna fare dei compromessi, ovvero c'è la possibilità di fare delle dei contratti con appunto queste grandi spedizionieri, e si può raggiungere anche dei prezzi molto bassi, perché non sempre tutto può andare via aereo, può andare anche via nave, quindi c'è un risparmio particolare. Però non dovete aver paura di fare il sito internet, noi siamo nel 2014 e la possibilità di far vedere i nostri prodotti al mondo ci dà anche la possibilità di venderli al mondo intero. E voi pensate, avete una produzione che se la contate, che adesso non so quant'è, faccio un numero così, magari saranno di 1 milione di pezzi all'anno, se poi dovete farne 4-5 milioni, che problema c'è? Nessuno, cioè, nel senso che il cliente che viene sul sito internet una volta comprerà l'oggetto di A, la seconda volta lo comprerà di B, oppure pian piano sono sempre la parte diversa. E pensate che il problema più grande non è creare il sito internet, è farlo poi vedere nei motori di ricerca, e se voi aspettate qualche anno in più non verrete mai fuori, perché dietro ci saranno tutte le altre 37 città della ceramica e poi ci saranno tutte quelle internazionali, quindi a un certo punto o solo a pagamento si andrà su nei motori di ricerca, oppure sarà veramente difficile farlo. Quindi quello che io vi dico è provateci, il primo che lo farà sarà quello più fortunato, perché ne sa in prima lista. Volevo fare l'avvocato del diavolo, no? Mi metto nei panni non dell'artigiano, ma del cliente. Nel momento in cui cerco della ceramica su internet, su dei siti, e vedo degli oggetti che possono essere gradevoli. E quando mi arriva però, la qualità non corrisponde alla mia esigenza. E quindi non capisco se ho sbagliato io a scegliere o se sotto c'è una magagna. Cioè, mi volevo rifare al discorso della qualità di cui parlava Giorgio, e lui parlava della qualità della roba, no? Quindi il cliente che fiducia può avere in questi siti? Come si risolve il problema? Brevemente, e poi lascio la parola a Silvia, perché forse in realtà
noi siamo tutelati come clienti, che quando ci arriva l'oggetto abbiamo 30 giorni per rimandarlo indietro e riprendere i soldi, sia che sia fatto il pagamento bancario, bonifico, eccetera, eccetera. Quindi sono delle leggi che tutelano direttamente i clienti. Di solito la fotografia che si mette sul sito dovrebbe rappresentare l'oggetto finale. E poi ci sono delle spiegazioni. Comunque noi siamo tutelati, perché poi non è che comprano solo ceramica. Pensate che in Inghilterra nell'ultimo periodo quasi l'80% degli acquisti sulla moda, borse, eccetera, eccetera, viene fatto online. E quindi se poi le aziende cominciano, tra virgolette, a vendere prodotti online che non corrispondono a quelli che sono nel sito, la rete lo fa pagare, perché mette nelle blacklist e comincia a scrivere i nomi, e poi per togliere quelle lì sono cose bruttissime. Quindi bisogna veramente prepararsi e fare le cose sempre giuste. Sì, no, ce l'ho il microfono. Sì, non ho da aggiungere, sì, non ho da aggiungere altro. Infatti, direi che quello che ha detto Nicola corrisponde assolutamente al diritto di recesso in un acquisto oggi esiste in Italia. Entro 30 giorni proprio, per cui non ci si è un minimo di tutela. No, che non corrisponde al tuo gusto, che non ti piace, che c'hai no, ma tu hai diritto di recedere all'acquisto per legge. No, ma è comunque una cosa. Ma la domanda nasce da questo discorso. Se a Grottaglie un centro ceramico qualsiasi italiano, diciamo Grottaglie perché siamo qui, c'è qualcuno che lo fa male, potrebbe danneggiare tutti gli altri invece, no? Perché danneggia solo se stesso. Ok. È il nome, tu ci metti la tua faccia, no? Se io acquisto una cosa da te e tu mi vendi una cosa che non corrisponde a quello che hai pubblicato, comunque è un passaparola talmente veloce che veramente ti giochi la faccia, ti giochi la professionalità, ti giochi tutto, per cui non conviene sicuramente. Come in tutte le cose, solo che il passaparola è molto più veloce online, sicuramente ti tagliano fuori completamente dal mercato, non credo che sia una cosa che convenga. Ti possono andare bene 2, 3, 4 volte, ma poi ok. Certo.